cosa ci hanno spedito. Ci hanno spedito dei fantastici pad morbidi. Questi si mettono in terra quando ti inginocchi e non ti fai male. Questi sono meravigliosi, meravigliosi. Poi abbiamo del cartone, del prezioso cartone. Cartone fonte di vita. Con il cartone si fa la zuppa. Della carta straccia e dell'altro cartone. Guardate che meraviglia questa carta straccia. Questa merda, queste feci. C'è anche un sottile filo di ferro. Molto bene, conserviamo il cartone. Notizie, informazioni. Questa è informazione. Noi potremo leggere il giornale. Vedete, uno splendido giornale da leggere. Abbiamo dell'informazione. Della meravigliosa carta plastificata. Fantastico. Qui abbiamo un altro di questi meravigliosi pad per inginocchiarsi. Qui ce n'è un altro ancora. Questi sono bellissimi, sono degli oggetti magnifici. E qui ce n'è un altro. E ne abbiamo quattro. Quattro, guardate che meraviglia. Li mettiamo qui. E poi abbiamo un contenitore che contiene del contenuto. È un oggetto relativamente piccolo. Io sto cercando di tirarlo fuori senza fare un macello con questa carta. E vedo già un curioso oggetto. Ma lo vediamo dopo, perché non è questo che ci interessa. In realtà a noi interessa l'informazione. Vedete, il tennis, Fognini, Djokovic. Abbiamo tanto da leggere. Abbiamo dell'informazione. E poi ecco un altro meraviglioso pub per inginocchiarsi. E sotto ne vedo uno grosso. Guardate, questo è bellissimo per... Ma questo è il migliore di tutti. Questo è della dimensione perfetta per inginocchiarsi. Che bello. Poi abbiamo questa roba che si può bruciare e che metteremo da parte nel suo contenitore, a cui uniremo l'informazione e il cartone per fare la zuppa. E l'oggetto magico. Ottimo. Chiudiamo così, bene. Questo lo mettiamo da parte lì. Qua invece che cosa abbiamo? Dunque. Oggetto che suscita curiosità. Si vede un cavo di alimentazione. Questo lo gettiamo nel compost. Un piccolo oscilloscopio, veramente carino. Oscilloscopio con scritte incomprensibili.
Zeitablingung, der Starker, Engerstelt, in der USSR, questo viene dalla Russia, ma è in tedesco, Russia, tedesco. Non possiamo che accenderlo immediatamente, 220 volt, 50 Hz, 15 watt. Lo accendiamo immediatamente. Cerchiamo innanzitutto di capire come funzionerebbe acceso. Perché io qua vedo un pirlo rotante, qua c'è un altro pirlo rotante, qua c'è un altro ancora. E questo sembrerebbe l'accendi e spegni. Qui ci sono degli Auslösung, qua c'è un Getrig. Non ci resta che accenderlo e vederlo fumare. Premerò questo. Ed ecco una lucina, Netz. Si è acceso Netz. Ed ecco, c'è una linea. È bellissimo. È bellissimo. Ma questo oggetto è meraviglioso. C'è un focus, c'è uno sweep, guardate che bello, è fantastico. Semplicemente fantastico. Questo non so cosa sia. Ah, questo è Netz, era già premuto, sono un coglione. Allora, questo non so cosa sia. Va bene, me ne fotto. Questo è microsecondi e millisecondi. Questo è Getrig. Getrig però non si capisce cosa fa. Questo regola la posizione. Io vado in millisecondi. In microsecondi. Fantastico. Solo che adesso qua ci vorrebbe una sonda. Ma noi non sappiamo come si collega questa sonda. Guardate che spinotto strano che ha. Ha uno spinotto stronzo, veramente stronzo. Ora noi regoliamo a 0,1 cazzo volt e vediamo se riusciamo a trovare il pin. Ecco il pin, l'abbiamo già trovato, vedete? È lui, è egli. Ma sembra molto sensibile questo oscilloscopolo. Proviamo Getrig, non si capisce cosa fa. Alziamo la luminosità. Bellissimo. Ma è un oggetto meraviglioso. Dovremmo costruirci una sonda per praticare il Getrig. Getrig, getrigga, vedete? Sto getriggando. Non comprendo il funzionamento di questo oggetto magico. Ci sarà da studiare, perché questo Getrig, vedete, il Getrig esterno, un trigger esterno. Ecco, questo puntato si è già rotto, ecco, ora ci siamo. Ma questo coso è magnifico. Questo oggetto è bellissimo. Ecco, guardate, l'onda Getrig, finalmente. E se Getriggo? Niente, rimane fermo, vedete? Fantastico. Non c'è niente da aggiungere. Questo oscilloscopio modello CI94 con scritte in tedesco, evidentemente sostituibili, perché qua ci sono dei... c'è una specie di... come vedete, c'è una specie di... questo coso è evidentemente fatto per essere tolto, c'è una vite qui sotto, c'è un... pratico supporto. È una piccola meraviglia. Qua c'è un
una serie di comodi e chiare, ci sono chiare spiegazioni su come bisogna regolarlo. Qui si regola il Nachstimmung e qua si regola il Verstärker Score. E Balance non so cosa sia, non lo capisco. Mentre di dietro abbiamo una tiro vesciata, una freccia verso la X, un Dehnung e una freccia verso una radice quadrata. 1984, la data. Qui c'è un portafusibili, una vite per la messa a terra. E in tutto devo dire che mi piace veramente molto. C'è un pezzetto attaccato con la colla qui. Questa resina, e questo pezzo è stato attaccato con la colla, ma va benissimo. Un po' di ruggine. Io l'ho trovato su eBay, mi è piaciuto istantaneamente, e perché sì, perché è piccolino e perché ha una forma così piccina, mi è veramente piaciuto. Ora, se riesco a capire bene come cazzo si fa a usarlo, magari ne ricaviamo qualcosa di sano. Sicuramente andranno tarate alcune parti. E è un oscillograf, è bello. E qua soprattutto c'è un connettore per un Zeitablenkor, il famoso Zeitablenkor. Sembra un connettore o forse un ficca cacciaviti. Sì, perché dentro sembra esserci un potenziometro. Vediamo immediatamente che cosa fa questo Zeitablenkor, se riesco. Non si capisce. Va bene, lo lascio così. Tra questo Nachstimmung, molto interessante. Non muove un cazzo. Questo Balance, vediamo. Ah, ecco, questo regola l'altezza. Questo Verstärker Score riguarda qualche scoreggia. Score sta per scoreggia, evidentemente. Ah, ecco, anche lui la posizione. E che dire, notevole. Notevole, mi piace molto. Farò la sonda e poi faremo misure con questo magnifico oggetto. Si accende e si spegne da qui, come vedete. La grafica è stupenda. Peccato l'è scritta in non si capisce un cazzo, in questa lingua assurda. Però vabbè, purtroppo non si può pretendere che tutti siano comprensibili. È bello però. È bello, fa delle belle cose, fa dei bei disegni. Se sto coso stesse, come vedete, posso ottenere una sinusoide che faccio io tenendo il cacciavite, ed eccola qua. Ah, guardate, se tocco il tavolo di legno, che effetto strano. Mi basta toccare il tavolo di legno. Il legno, si sa, conduce, quindi fa da piano di massa, evidentemente. È molto interessante questo esperimento di conduzione del legno. Ma guardate che cosa bella. Tocco il legno, mentre se tocco qua non succede niente, ma se tocco il legno, guardate un po'. Bello, vero? Fantastico, fantastico. Bene, ho appena fatto una cazzata, ho spento un computer invece di spegnere l'oscilloscopio, tirando la spina, e vaffanculo. Non possiamo non smontarlo. Non è possibile. Nulla ci può impedire di smontare questo oggetto. Vedere immediatamente come è fatto dentro, cosa che faremo istantaneamente. Allora, ah, ma qua ci sono
Addirittura dei sigilli, no, allora non lo apro. Ci sono i sigilli, adesso ve li faccio vedere, sono sigilli sovieti. Guardate i sigilli sovieti. Questi sono sigilli di cera, di qualcosa che c'era e poi non c'era più. E questi si trovano sulle cose soviete, per cui non lo smonterò, funziona. E siccome funziona, io presumo, ecco, si può dare un'occhiata ai componenti dall'interno, almeno quello che si vede è veramente sovietico. Vedo dei condensatori sovietici. Vedo il soviet in questa connessione. Qui si percepisce dello stalinismo. Sì. Bellissimo. Veramente bellissimo. No, non possiamo aprirlo purtroppo, perché queste connessioni sono talmente sovietiche. Però possiamo provare a rimuovere questo pannello frontale. Mi sembra di aver capito che si agisce su questa vite. Notare la vite tipicamente sovietica, molto fancy. Solo che forse, sicuramente, ecco qua c'è una rondella sovietica che è rimasta appiccicata. Guardate come fancy questa vite. Sprizza soviet da tutti i pori. E poi sicuramente questo si dovrebbe poter togliere in qualche modo, ma ovviamente equivale a togliere tutti i pomelli. Bisognerebbe trovare la placca, una vera e propria placca sovieta da mettere qui, in modo da renderlo ancora più sovieto. Chissà se si trova. Eliminare queste scritte in tedesco orripilanti e mettere il cirillico. Sembra veramente molto bello. Se scoppierà qualche elettrolitico, allora sarò costretto ad aprirlo. Qui la cromatura è un po' arrugginita e vediamo un po' se riusciamo a trovare qualche informazione online. Allora, ho scoperto che questo è il trigger, questo Pegel Air Trigger, perché io adesso qua posso andare a fare una sinusoide perfetta. E il Pegel me la spegela, vedi, in questo momento è spegellata, e se regolo questo lui me la pegella e mi dà un Pegel. Poi questo inverte l'onda e questo non ho capito che cazzo. Ah, questo è il trigger interno esterno, sto parlando di questo qua giù, trigger interno esterno. Questo inverte l'onda, questo non ho capito che cazzo fa, forse è continua alternata, riferimento terra. Va bene, vabbè, millisecondi e microsecondi, Getrig, non so cos'è sinceramente, però ora il Pegel che mi pegella e ora posso veramente fare queste cose qua. Cose meravigliose. Abbiamo forma d'onda, andiamo in onda quadra con i picchi, si vedono come vedete i rimbalzi, veramente bellissimo. È un'onda triangolare che è veramente carina, fantastico. Qui siamo a 1 MHz e qui sono a 1 MHz, adesso è circa 1 MHz e se vado avanti mi si abbassa la forma d'onda, perché questo oscilloscopio credo che sia da 1 MHz. Ma è favoloso, è semplicemente favoloso. Andiamo un po', se gli diamo delle cagate, tipo uno sweep, ecco, adesso stiamo sweepando.
Poi c'è amplitude, posso variare l'ampiezza, qua sto regolando il mio generatore di sfunzioni. È un duty cycle che non so se questo riguarda l'onda quadra, probabilmente no. Ah, devo tirarlo su, ecco che regolo il duty cycle, vedete? Quindi anche no, su questo non influenza e sulla sinusoide ovviamente non influenza. Poi abbiamo un DC offset che non ci interessa e l'ampiezza è molto bello. Possiamo invertire, ma non fa un cazzo, e attenuare di 20 dB e vaffanculo. Mi piace veramente tanto. Purtroppo non si riesce a resistere, per cui questo oggetto sarà smontato. Cercherò di salvare in qualche modo questi sigilli, ma la prima cosa che possiamo fare è smontare questo coperchietto e vedere cosa c'è di dietro. Di dietro, se trovassi il cazzo di cacciavite del cazzo che ogni volta sparisce, completamente scomparso, cacciavite scomparso, maledetto, vaffanculo, uso questo. Anche qua c'è un sigillo. Purtroppo questo è un sigillo di cera. Ecco, vedete la cera, guardate. C'è anche una rondellina, ma c'è questa cera come sigillo e la lasciamo qui così. Questo è un sigillo russo di Russia. E ora possiamo osservare la parte di dietro. Qui abbiamo lo zoccolo del cinescopio e quelli che penso che siano i transistor per la deflessione orizzontale e verticale. Ovviamente è tutta componentistica russa. Notare le classiche legature sui fili. Non toccherò questo zoccolo e non toccherò questa parte. Come vedete, questo è rimovibile perché le placche si possono sostituire con quelle di altre lingue, di altri linguaggi. Io volevo vedere se con l'uso della lametta posso rimuovere il sigillo, ma pare proprio di no. No, non c'è un cazzo da fare, quindi lo svito e vaffanculo. Ovviamente con questo cazzo di cacciavite non si svita. Abbiamo disigillato. Ah, questa vite è differente, non è fancy. Questa è un po' meno fancy. Questa merda gliela lasciamo sopra così. Certo, perché le viti col sigillo sono piatte, mentre le altre viti sono fancy, come potete ben vedere. Esci, bastarda vite, esci! Ora apriamo anche questo. Guardate che simpatica forma a barchetta. E già possiamo vedere della componentistica in ottime condizioni, veramente. Per aprire questo coso bisogna allargare le parti e poi sfilare dall'alto, cosa che faremo. Ecco fatto, bel pezzo di metallo. E ora finalmente possiamo osservare le caratteristiche interne di questo meraviglioso oggetto. Una delle cose che mi preme di farvi notare è la progettazione fatta affinché l'oggetto sia riparabile. È qualcosa che, se riesco a svitare questa stracazzo di vite, tutto sigillato, questo oggetto non è mai stato aperto, vedete. E ancora funziona, ancora oggi funziona, vitina e vitina, è tutto progettato per facilitare la riparazione, al contrario di oggi dove progettano le cose per impedirti la riparazione. Guardate qua, si apre a libretto e voi avete accesso a tutta la circuiteria.
Questa è una progettazione meravigliosa. Quando dicono che in Russia facevano cose scadenti, bene, non credeteci, perché guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. È veramente incredibile. Ma facciamo insieme qualche considerazione. La prima è sulla data dei componenti. Qui abbiamo un 1983, sicuramente questo 83. Questi sono elettrolitici. 40 anni, questi elettrolitici hanno 40 anni. Ora, lui si accende e funziona, apparentemente. Ma non è detto che questi siano in buone condizioni. Dopodiché, se noi apriamo questo a libretto, vediamo anche gli altri qui sotto. È veramente fantastico. Ora io qui intravedo segni di quelle che potrebbero essere delle saldature fredde, ma io non credo, anche se magari una ripassatina gliela potrei dare. Guardate, le connessioni sono state in qualche modo dipinte con della vernice. La circuiteria è fantastica. Vedete, la progettazione è fatta proprio... Guardate come sono montate le resistenze con questi condensatori. Sono montati con queste curvette per attenuare gli stress meccanici. Anche questo è al contrario, con queste curve. Questo si utilizzava una volta. Qua c'è un transistorone. E ce ne sono degli altri. Qua ci sono dei condensatoroni con la scritta CCCP, se solo mettessi a fuoco. Leggo un 83, 0483, quindi questa apparecchiatura è stata costruita nel 1983, presumibilmente. Qui c'è il tubo. Ora, se io lo giro, voglio vedere anche dall'altro lato, e sono sicuro che anche l'altro lato si apre a libretto. Qui c'è una copertura di plastica, ma la lasciamo lì. Vediamo. Ho rimosso le due viti fancy e guardate. Ah, no, non esce. Attenzione. Questo non esce. Ero quasi convinto che ci fosse anche qui la possibilità di... Ma non c'è, perché ovviamente è saldato qui. Ok, quindi non si può svitare questa parte. Però la scheda è tutta accessibile da qui. Questo ci deve essere sicuramente un modo, ecco, per accedere alla parte ad alta tensione. Ora, so che questi sono i terminali di due diodi ad alta tensione. E... tutto sommato mi pare che sia tutto in ordine. Io le viti le rimetto a posto, perché è inutile aprire qua. Qui c'è un timbro con un 384, forse l'84 potrebbe essere una data di produzione, quindi hanno usato componenti dell'83, ma comunque è stato costruito un po' dopo, chi lo sa. Riavvito queste viti, gli diamo un'altra occhiata e poi pensiamo insieme. Ci sono componenti molto belli, tipo questo. Potrebbe essere un condensatore, sinceramente non lo so. Qui c'è un trasformatore. Qui c'è della roba. E ci sono delle cose, ma guardate la meraviglia. Ecco, questo condensatore ha della gommina che ha fatto tutta una roba sopra. 1983 su questo trasformatore, vedete? Quindi le date corrispondono. Ora, alquanto incredibile che questo coso funzioni. Dopo tutti questi anni, guardate le legature aeronautiche sui fili. Anche qui è una costruzione fantastica.
un oggetto fatto per durare nel tempo e fatto per essere facilmente riparato, con viti normalissime, senza cazzo di Torx o altro. Ecco, viti che sto già perdendo negli anfratti di questo cazzo di tavolo da lavoro, che puttana della miseria, puttana, ogni volta mi si perdono le viti, maledizione, viti che ora rimetterò a posto, viti a taglio, niente Torx, perché chiunque ha o può costruirsi un cacciavite a taglio, e per un'apparecchiatura piccola che non deve subire stress, una vite a taglio è semplicemente perfetta, non serve nient'altro. Posso capire magari le Philips, quelle a croce, ma se ti manca un cacciavite a croce non te lo puoi costruire se non hai la capacità, ma un cacciavite a taglio lo puoi fare con un pezzo di ferro e una lima, anche con una monetina. Per cui ottima costruzione. La tentazione sarebbe quella di sostituire i condensatori, ma il mio motto è: squadra che vince non si cambia, e anche non riparare ciò che non è rotto. Siccome lui funziona, non è rotto, non c'è niente da riparare. Quando accadrà un problema, si vedrà. Una cosa voglio fare però, ci sono questi pulsanti che a volte non rimangono premuti, e quindi vorrei dargli una sbloccatina con il WD-40. Io lo so che molti di voi non amano usare il WD-40 sulle parti elettroniche, ma io in 30 anni non ho mai avuto un problema con il WD-40 su nessun apparecchiatura elettronica. Sì, rimane un po' unto, può dare fastidio, però funziona bene. Ora, ho anche il pulisci contatti, che praticamente è alcol isopropilico. Glielo spruzzerò prima, ma dopo sicuramente un po' di WD-40 non gli fa male. Perché? Perché funziona. Sì, lo so che esistono cose migliori, ma secondo me questo è migliore. A me funziona, non mi ha mai dato problemi, ripeto, mai un problema, neanche su computer storici, neanche su schede, neanche sui componenti, neanche sulle plastiche, mai un problema. E quindi io lo uso e fatevene una ragione. Pulisci i contatti. Commutatori e commutatori. Non userò il WD-40 in questo modo all'interno. Questi commutatori sono veramente a posto. Questo lo devo mettere da questo lato, in modo che in questo modo gli posso spruzzare l'orrore del WD-40. Una irroratina pure qui e una irroratina pure qui. Questi potenziometri sono sigillati, quindi non c'è bisogno, e tra l'altro sono perfetti. Ecco, sicuramente ora grattano di meno, sento che grattano molto meno, oserei dire abstellen. Perfezione, la perfezione assoluta. Ah, ma io mi sto dimenticando questo, coglione che sono. Fantastico, che oggetto fantastico, un oggetto meraviglioso. Gli rimetto la sua gommina e vaffanculo. E lo abbiamo richiuso spermfettamente. Riaccendiamo, e ovviamente non funzionerà mai più. Ed ecco che si accende. Io alzo il suo piedino, ora magari resta solo da dargli una pulita, gli diamo una forma d'onda fancy,
messa a fuoco, anzi questa è la luminosità, questa è la messa a fuoco, che meraviglia, bellissimo. Qua adesso dovremmo trovare un'onda decente. Qui abbiamo una quadra, guardate questa quadra, ha quasi 1,8 MHz come si deforma, vedete, perché l'onda quadra ha dei rimbalzi, perché non esiste mai un'onda quadra perfetta. Forse possiamo regolare il Nachtstimmung in modo da qua si regolano la capacità parassita della sonda, anche la sonda dovrebbe avere delle regolazioni. Regolando la capacità della sonda io posso evitare questi picchi sulla misura, ma quando io alzo in frequenza l'onda se ne va a buttane, come potete ben vedere, se ne va a buttane. Mentre se scendo tipo sui 100 kHz, ma anche sui 10 kHz, e quindi devo andare, se non mi sbaglio, all'indietro così, e qua si vedono anche qui dei cazzi, come vedete, c'è tutta una serie di cazzi sopra e sotto. Dopo con le forme d'onda, come vedete, si formano i cazzi, perché è così, la teoria. Vedi, questo non preme bene. La teoria è una cosa, la pratica è un'altra. In teoria dovremmo avere una forma d'onda quadra, in pratica abbiamo un cazzo. Questo è lo sweep, vaffanculo. Questo non mi è fotto un cazzo. Questo è un'ampiezza. Ok, vediamo se riusciamo a visualizzare una forma d'onda. Andiamo a 100 kHz. Ecco, possiamo vedere così, però anche qui, come vedete, abbiamo i cazzi. È un problema di sonda? Taratura della sonda? Può essere. No. È un problema che gli manca la massa? No. È un problema che comunque esiste e noi non possiamo fare altro che fottercene. Noi ce ne fottiamo, gli diamo una bella sinusoide. Oppure una triangolare, ma anche la sinusoide non è male. Ecco qui. È un bell'oggetto, non c'è che dire. Sweep. Sweep lento. Ecco, così almeno abbiamo qualcosa da vedere, no? Non c'è altro da aggiungere. 1983-84 e funziona ancora a meraviglia. Comodo, leggero, trasportabile con apposita maniglia, come potete vedere. Peserà 2 kg, 3 kg. Forse di meno, non so. Però, che dire? Mi piace. Questo è il triggering interno-esterno, ma me ne sbatto. È molto bello, molto bello. Andrà calibrato. La calibrazione è una cosa che si potrebbe fare, ma io in questo momento me ne fotto.